Utilizzate la Fidelity Card digitale di SMS Hosting e quindi la proponete ai vostri clienti? Allora, facciamo un passetto indietro. Per chi non utilizza ancora la Fidelity Card digitale, volete sapere come funziona e che cos'è? Trovate il link nella descrizione così potete andarvi insomma, un po' a curiosare. Una volta configurata la Fidelity Card e configurati i premi e i messaggi automatici, potrete andare e iniziare ad iscrivere i vostri clienti alla Fidelity Card. Quindi semplicemente terrete in cassa un bel tablet o uno smartphone oppure anche il PC e potrete fare iscrivere automaticamente i clienti. Un'alternativa per far iscrivere i clienti alla Fidelity Card è anche quella di mettere un bel banner con QR code nella cassa, chiedere ai clienti di scansionare il QR code con il loro smartphone e gli si aprirà il form per iscriversi alla Fidelity Card. Una volta compilati i dati e iscritto alla Fidelity, le arriverà in automatico un messaggio con il link alla Fidelity Card che potrà utilizzare per controllare i punti accumulati e i premi che ha raggiunto. In molti mi avete chiesto come aggiungere la Fidelity Card al mobile wallet del telefono e quindi ve lo mostro subito in questo video. Cliccando sulla Fidelity si apre, vedete che ci sono tutte le informazioni del negozio disponibili, i punti disponibili. Ed infine c'è un tastino salva nel mobile wallet. Nei dispositivi Android si parlerà di GPay, nei dispositivi Apple parliamo di wallet del telefono. I più moderni smartphone Android hanno già GPay installato di default. Se così non fosse, vi consiglio di dire al cliente se preferisce di cercarlo nel Play Store e quindi scaricare GPay e aggiungere in questo modo, quindi proprio con un clic la Fidelity Card al wallet. Infatti, come vedete nell'esempio che vi sto mostrando, in questo caso è installato nel wallet. Quando il cliente vuole vedere i punti, va nell'app di GPay, clicca e trova la vostra Fidelity Card. Con questa, accanto a questa Fidelity Card, può aggiungere anche tutte altre Fidelity Card di altri negozi. Però, come vedete, è molto utile perché voi non chiedete agli utenti di scaricare alcuna app. Chi non vuole utilizzare il wallet semplicemente aprirà di volta in volta l'SMS o l'email che gli inviate con il link della loro Fidelity Card e potrà consultare semplicemente da lì i propri punti. Se qualcosa non è chiaro, mi raccomando, scrivetemelo assolutamente nei commenti che sono qui apposta e vi risponderò molto volentieri. Se invece preferite, potete chiamare la nostra assistenza al numero 0437 30 419 e telefonicamente scioglieremo tutti i vostri dubbi.